con un minuto di silenzio voluto dal nuovo rettore Dino Mastrocola per ricordare il giornalista radiofonico Antonio Michalizzi, ucciso a Strasburgo nell'attentato terroristico dell'ISIS, si è aperto l'incontro di fine anno dell'Università di Teramo. L'Ateneo Teramano, infatti, gestisce da anni una radio universitaria, Radio Frequenza, che appartiene alla stessa rete alla quale faceva parte Michalizzi. Tante le novità e le proposte illustrate dal magnifico rettore, che ha voluto sottolineare come prima cosa l'importante percorso di internazionalizzazione dell'Università degli Studi di Teramo. Lo slogan dell'Università di Teramo è emozioni e prospettive. Allora, quali sono le emozioni che dà questa università e quali le prospettive? Le emozioni sono quotidiane, è il rapporto con gli studenti, il rapporto con i colleghi e con il personale. Quindi è l'emozione più grande e verificare quotidianamente il rafforzato senso e spirito di appartenenza a questa struttura. Un altro aspetto importante che vorrei enfatizzare è il rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'università. Abbiamo istituito qualche anno fa 4 corsi di laurea internazionali. Quest'anno in questi corsi di laurea abbiamo circa il 30% di iscritti provenienti da paesi extra UE ed è un risultato fondamentale, quindi forse possiamo cominciare a parlare più che di cervelli in fuga, di cervelli in viaggio, e questo mi piace molto. E poi c'è il progetto del manicomio. C'è il progetto del manicomio, un progetto avviato, come sapete si è concluso il concorso di idee, è stata scelta l'idea vincente, adesso i rapporti con la sovrintendenza sono molto stretti per verificare insomma come articolare proprio la progettazione esecutiva che partirà all'inizio del prossimo anno. E poi entro il 2019 ci sarà l'affidamento dei lavori. Gli eventi vissuti nel 2018 nell'Università di Teramo sono stati poi sintetizzati in un video finale assai suggestivo, realizzato dalla produzione televisiva universitaria.